Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio della Not So Berry Challenge. Allora, qua si è scatenato una sorta di inferno, ovvero il nostro Grayson era a attaccare l'asciugatrice, è scoppiato un incendio e ho fatto svegliare loro due, le ho fatte correre giù, ho detto a Kaori di spegnere l'incendio, l'incendio è stato spento, ma scopro che è stato spento da Makoa, che deve averlo spento da qua fuori, quindi attraverso il muro l'acqua è arrivata, quindi adesso il nostro carissimo Grayson avrà un sentimento di sbalordizione, non so come si dica, insomma, sbalordito dall'eroe provvidenziale, verso Makoa, quando io invece volevo che fosse verso Kaori, visto che insomma hanno avuto un periodo un po' difficile, quindi veramente qua è la politica del mai una cazzo di gioia. Detto questo, torniamo a dormire. Allora, beh, vabbè, chi ne ha bisogno, si intende, e sistemiamo un po' il macello che c'è qua. In questo episodio cosa facciamo? In questo episodio, dopo che Mov sarà andata a scuola, chiaramente, e la mandiamo a conoscere sto benedetto Jeb, scusatemi, ho avuto un momento in cui non mi veniva proprio il nome, cioè non ce la potevo fare, e visto che non si incontrano da nessuna parte, non riescono a conoscersi diversamente, vorrà dire che faremo così, e, perché così pian pianino cominciamo ad attuare quello che io avevo pensato come storia per loro due. Ah sì, lui mi è tornato stacanovista a proposito. Vabbè, che vada, visto che ormai ha poco da fare. E, all'ultimo minuto poi magari lo mettiamo in pensione. Perché credo di che... non li abbiamo messi tutti in pensione, mi sa. Vabbè, sì, all'ultimo minuto. Perché così intanto quelle poche ore che lavora mi va a lavorare, va fuori ai maroni... Se no, sempre qua attacca al cuoio. Molto bene. Andiamo avanti. Allora, volevo andare avanti anche con l'abilità di logica. E visto che mi interrompe qua il proseguimento della mia abilità. Della mia abilità, ma cosa so devo dire? Della mia aspirations. Con la Z. Anche se è una sola. Aspirations. Però vorrei che tipo giocassero insieme loro due, perché forse gioca con Mov, forse giocando insieme magari se la passano un po' meglio, soprattutto passano anche un po' di tempo insieme, che male non fa. Devo anche cominciare qua a fiacchetta, come si suol dire, ad arredare la prima casa di Mov, visto che dovrà trasferirsi in almeno 3 quartieri. Avevo pensato tipo un primo appartamento in città, dove però restiamo poco, quindi una robetta più piccola. E poi ci trasferiamo da un'altra parte, e poi quando avremo la crisi di mezza età, più o meno, ci trasferiremo da un'altra parte ancora. Così facciamo 3 volte. Quindi avevo pensato San Maishuno come primo posto, però appunto un appartamento magari piccolino, cioè niente di trascendentale. Per rimanere giusto quel primo periodo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Oh, qua intanto l'abilità sta salendo. Dai, di buona lena. Stava salendo così bene che, insomma... Ok, è anche tornato a casa. Poveretto. Che brutto quarto d'ora che ha passato. Un bruttissimo quarto d'ora. Vabbè, insomma, se anche era mezz'ora avete capito. Ok. Benissimo, livello 3 raggiunto. E ora qua siamo bloccati fino a raggiungere l'età di giovane adulto, perché qua come adulto si intende giovane adulto, quindi va bene. Abbiamo il tempo di conseguire 4 abilità a livello 4, quindi continuare con quello che stiamo facendo. A parte la forma fisica, che è l'unica che abbiamo portato a livello 8, come richiesto dalla challenge, siamo un po', non dico indietro, però sì, non... Si può dire,
Sti cazzi. Allora, andiamo avanti. Non mi veniva, non mi viene un modo da dirlo, porcaccia. Allora, vieni qua. Io volevo che lei imparasse a cantare. Però volevo che le insegnasse Grayson. Ma l'altra volta... Orca, niente, sono le 8 passate. Niente a fare. E proviamo a stringere amicizie e vediamo se Jeb lo conosciamo nel frattempo. Però appunto no, non c'era l'altra volta che abbiamo cercato, abbiamo provato mentre Mauve cantava. Quindi onestamente non so perché se lui è a livello 10 io non posso imparare... Anzi, farmi insegnare, più che imparare. Farmi insegnare l'abilità di canto. Cioè, non ha senso. È un'abilità come un'altra, quindi... Vabbè. Adesso finalmente... Finalmente. Oddio, mica tanto. Adesso che è arrivato il caldo, noi lo facciamo andare a lavoro. Tanto va a lavorare gratis. Un po' come gli straordinari che non vengono pagati. Jeb! Eccolo qui! Volevo vedere se si conoscevano in modo da invitare Jeb a casa nostra. Non doveva andare... a bussare alla sua porta. Però perché ha il cappello con il vischio? Cioè, non è Natale, non è neanche caldo, fa... Cioè, che cacchio. Non è neanche freddo, fa un caldo becco. Io, ragazzi, non ce la posso fare. Mi sto rendendo conto che ogni episodio che passa io sono messa sempre peggio. Una roba incredibile. Va bene. Diciamo che è tutto molto incoraggiante. Ah sì, lui poi è anche longevo, è vero, perché ha l'abilità di forma fisica sviluppata al massimo. Non morirà mai, proprio mai. Devo invecchiare anche sua madre, Angela, perché è ancora adulta. Con la scusa dell'invecchiamento bloccato nelle unità familiari non utilizzate in gioco, non invecchia nessuno, non muore nessuno. E vabbè, alla fine di questo episodio magari faccio un saltino, la metto anziana... del Kaz con il trucco Kaz.full edit mode on e la metto anziana, così insomma dai, lei sarà più anziana di lui. E ok, lui è tornato da questi suoi straordinari non retribuiti. Benvenuto nel nostro mondo. E adesso devi andare a lavorare per davvero. Ma sì, dai, lo lasciamo andare perché lui è tutto attivo e quant'altro, mi dispiace non tagliargli le gambe, tarpargli le ali o come volete dirlo. Sì, invitiamo a casa il nostro compagno Jeb. Sì, sì. Sì. Oh signore, lei è mortificata, fermi tutti. Fai un discorso esortativo. Vai. Vadi. Vadi a lavorare, lei. Longa. Zibora. Ribalfa. Olanolifif. Dai, un altro discorso esortativo, perché c'è Paku sì dovuto andare. Esorcizziamo sta cosa. Ansker, Yampina, Heaven. Ok. Adesso in compenso è esausta, ma no! Dov'è Jeb? Ah beh, ma io ho la porta bloccata. Caspiterina. È lui? Sì, eccolo qua. Allora. Chiede la sua giornata. Porca miseria, lei è distrutta. Oh signore, va in acqua. Ah mamma. Speriamo non mi crepi in acqua. Ah, deve andare anche a lavorare. Vedete che è carino. Alla fine gli ho solo sistemato un po' le sopracciglia e gli ho tagliato cambiato taglio di capelli. Non ce la posso fare, vedete. Vabbè. Sì. Sì, ma no, più che altro mi è esausta. Cioè, io volevo chiamare il lavoro e dire... Nisbatosi, se ne fa niente.
Vabbè, la mando a dormire, niente da fare. Non ce la può fare. Vorrà dire che Jeb lo chiameremo più tardi. Beh, più tardi. È quasi 7:30 della sera, vabbè. Ah, qua mi continua a dare come se fossi in ritardo. Sì, beh, perché le ferie effettivamente me le sono prese abbastanza all'ultimo. E... bello, grazie. Dai, guarda un film con Jeb. Siamo conformi, ma che bravi. Orca, ma qua le porte sono bloccate, vero? Sblocca? Speriamo non si ritorca contro. Ah, adesso deve andare via, ma che palle! Allora, torniamo a dormire, visto che è andato via. Niente da fare, domani ci prendiamo subito la giornata. E lo invitiamo subito dopo scuola, facciamo così. Vieni anche tu a dormire. La logica potrebbe essere una di quelle abilità da portare a livello 4 per questo, no? Visto che siamo già a livello 3. Cos'è? Eccola qua. Dai, gioca un pochettino, poi ti mando a mangiare. Oh, qua c'è ancora roba da finire. No, abbiamo finito tutto. Ok. Muy bien, muy bien. No, farei cucinare quasi quasi a lei. Allora, l'alta cucina è quella che ho deciso di portare al livello 10. Però qua non c'è la roba gourmet. Quindi, siccome anche la cucina rientra fra quelle a livello 6, invece. Guardate qua come sale. Dove vai? Dove corri? Porta la cesta. Stufa di raccattare io la tua biancheria. Non vedo l'ora di andare via con Mauve in modo da finirla questa cosa della roba in giro. Dai, che siamo a livello 4. Ok. Bene, vai a cucinare. Ecco, l'ho detto, sì. Adesso pian pianino mi sviluppi l'abilità di cucina. Che poi appunto l'abilità di cucina è anche, non dico la più facile, però è quella che se cucini tutti i pasti, insomma, ne giovi. Voi per caso avete trovato differenze in fatto di quanto cresce la barra dell'abilità quando preparate pasti tipo familiari o per la festa rispetto ai pasti singoli oppure no? Non so se sono riuscita a spiegarmi. Cioè, cresce di più quando preparate pasti per la famiglia o per le feste rispetto ai pasti singoli, alla porzione singola? Let me know in the comments below. Così, totalmente a caso. Ah, dovrei andare a scuola! Uffi strauffi! Meno che non sia festa oggi. No, vai a scuola. E perché non è comparso? Vabbè. Oh, signore, molto a disagio. Ma cosa hai fatto? Ascolta, mettiti qua. Buono, tranquillo. Mettete qui quieto, come dice i vecchi. Ah, guardate! Come riparare un guasto? Levare la fornitura dell'acqua! Più che riparare, come evitare che un guasto perda. Proprio togliere. Spegnere il contatore. Staccare la fornitura. Lo faccio mangiare perché sì.
Oh, signore, altri decotti, che cavolo. Sempre distensivo, ma riusciamo a farne uno diverso? Chiedo per un'amica, eh. Va bene. Prendiamo il sole ignudi, come la mamma ci ha fatti. Potenzialmente questo fa ancora meno di quell'altro, comunque. Come uomo delle pulizie. Ah. Un pene! Oh mio Dio! H uguale al tuo, eh. Forse qualche gradazione più chiaro. Andavo per dire anche forse un po' più raggrinzito, ma spero di no. Basta! Mamma mia, vedete che mi conviene sempre arrangiarmi. Ma in realtà è geloso, perché ha detto nemmeno io ce l'ho così, e lui ce l'ha così alla sua età. Ermeio del Colosseo, qua. Ascoltami, va, che metà delle robe le ho fatte io, però, cioè, non è vale, come dicevo da piccola. Invece di dire non è valido o non vale, dicevo non è vale. Mia mamma continuava a dirmi, no, guarda che non si dice così. Non è vale, non è vale. Niente per me. Per me. Per me era vale, invece. Andava bene così. Va bene. Lavori oggi? Cosa mi combini? Sì. Ma figurati se riattacco. Sarei curiosa di vedere cosa succede se dono un simoleon. Voi ci avete mai provato? Così, giusto per capire, insomma, per un simoleon uno può anche rompersi, non vorrei mai che dopo ti prendessero l'universo. Fatemi sapere nei commentini. Bravissimi questi liceali. Allora, ci prendiamo subito un giorno di vacanza da lavoro. Ma mi sono preso un giorno di vacanza dalla scuola. Ma ah, no, in vacanza, in vacanza. Boh. Non ho capito, comunque. Oh là, Jeb è arrivato. Guardiamo un film insieme, che era quello che avevo tentato di fare prima. In teoria dovremmo riuscire a stringere amicizia. Sì, insomma, l'ho vestito un po' più semplice, come potete vedere. Prendi in giro per il coraggio, ma no. Sì, che poi lui è teso, quindi proprio grandissimi. Così si fa. Ricordo neanche che tratti ha. Però immaginate un figlio fra sti due. Lo sto premendo a caso, eh. Onala Biff. Oi, Bim. Sepene Gaffa. What Abba? Lamentati del regista, va. Mip and Grelby? Ah, Mip. Tenoba. Kipuna. Scuna Labsip. Mi piacerebbe, vediamo un attimo, se c'è il tratto. Caspita, non ho punti sufficienti. Raramente assonnata, perché abbiamo un botto di robe da fare, ma mi servono 4.000 punti e io ne ho solo 2.000. Alfonso Orfanaya? Wobi. Uvune. Plessime Ribalta? Afflin. Dolphus Bravuda. Shibben. Ah, New York. Cloy. Oh! Chubba Bikes.
Alfonso Orfanaya? Bizarric. Ah. Uvune. Ha! Some sample! Ha! Okay. Weba? Oh, Murafon Fwipa. Oh, Kinnikou. Lamentiamoci dei costi di raffreddamento, così, for no reason. Oh, Babcaro. Absent. Ordina a Jeb di pulire, ma chi sei, il tuo servo? Non l'ho capita. Basta, lei mi è a dir poco esausta. Mi sembra stanchino anche lui dal modo di camminare. Vabbè dai, lo mandiamo a casa. Magari lo rinvitiamo domani. Certo che hai 7 mesi, sti quasi già in letto, cioè, neanche gaine. Vabbè. Oh là, ci hanno ridato l'acqua. Vai, vai in letto. Oh là. Ah sì, giustamente il guasto è tornato. Mi sembra giusto. Allora, io vorrei fare una cosa di questo genere adesso. Deve passare la mezzanotte prima. Vorrei prendermi un giorno libero da scuola. Magari poi anche andarci a lavoro, perché comunque il lavoro... è più tardi. E bruciare, fare sega, bigiare, ci sono 1780 modi diversi per dirlo. Marinare la scuola, vabbè, quello che volete. E marinare allegramenti. Vorrei andare, tipo, in un club. Sì, in pieno giorno. Con Jeb, chiaramente. Ma è già finito? È già finito. È già finito. Ramen di miso, vai. Alle 3 del mattino, mezzogiorno, topi morti. Non vorrei mica continuare a fare la pipì su sta roba, vero? Bene, siamo a livello 3 di cucina intanto. Ecco, e allora potrebbe essere, sì... cos'è che avevo detto? Anche la chitarra potrebbe essere. Chitarra, cucina, da portare a livello 4 per, questo punto dell'aspirazione. Ci potrebbe stare, intendo dire. Ci siamo praticamente. Non manca tanto, questo voglio dire. Niente, allora, dobbiamo aspettare per poter fare qualsiasi cosa, anche perché è tardi, cioè sì, è tardi, è presto, dipende dai punti di vista. Livello 4 di canto, invece il canto ci sorprende da dietro, tam! Ci dà una pacca. E la chitarra segue a ruota, quindi ci eravamo fatti 7000 problemi. Che poi avevamo anche poca fretta, perché fino a domenica noi non diventiamo giovani adulte, quindi... sì, gradiamo la chitarra! No, aspetta un attimo, vieni qui. Canta delle canzoni. Oh là, livello 4, molto bene. Ci manca solo invecchiare, ma vabbè, è lì. Non possiamo fare altro se non... Ah, vedete? Che a scuola sono in ferie. Sono presa il giorno libero già prima. Per quello non mi tornava, come vi dicevo, no? La faccenda. Che vedevo il pullman quando ero convinta di aver premuto prendermi ferie da lavoro. Probabilmente l'ho fatto, ma... boh. Va bene, 7:12. Che ansia. Viaggia. Allora, andiamo con Jeb e andiamo in discoteca. Alle 7:30 della mattina! Io sono fenomenale, però volevo migliorare l'abilità di ballo in un luogo dove si balla. E siccome la sera è sempre un disastro, a maggior ragione poi che lavoreremo pure,
e con la carriera di medico, che è la prima che dobbiamo intraprendere, andremo con lei a lavorare, perché sennò perde il bello. E non so se qua ci sia una discoteca a Monte Komorebi. C'è un lounge bar. Andiamo a Windenburg. Che c'è la discoteca. 7:30 di mattina. Va bene. Chiaramente non c'è una menga di nessuno. Ma non importa. Noi abbiamo fiducia che prima o poi la situazione si animi. Nel frattempo, potremmo fare quattro parole con lui. Crifoba. Oh, vedete che quattro gatti arrivano pian pianino. Chiaramente i genitori sono convinti che lei sia a scuola in questo momento, direi che è ovvio. Dove vai? Che non sia proprio il suo modo di camminare. Dove vai? Jeb! Ma no, è andato a scuola! Ci credo. Ma che lavori? Anche qua non c'è nessuno. Perché devo assumere io un DJ poi? Non l'ho capita, scusatemi, eh. Un DJ di grido, mi mandano mio nonno che mi metterà sulla mazurka. Oh là, ma noi... We're chained to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Scusate, mi era venuta la citazione. Qua. La nostra move sente il ritmo. Diciamo che questa è una discoteca COVID proof, cioè tutti distanti. Per la sinergia tra pubblico e DJ, cioè fra te e lui sostanzialmente. Balla con me. Cosa vuoi? Livello 3. Può sfoggiare le movenze di ballo gambe scatenate in pista. Mova ha anche ricevuto nel suo inventario una pista da ballo portatile che potrà portare dappertutto. Credo che questa fosse la scarica del pop. Cos'era? E quella che abbiamo appena guadagnato. Le gambe scatenate. Basta, sa fare solo quella. È 3 giorni che fa solo questa. E siamo già quasi a livello 4, ridendo e scherzando qui, eh. Può sfoggiare una rotazione luminosa sulla pista da ballo e ha aggiunto nuovi passi alle proprie movenze. Rotazione luminosa qual è? Ah beh sì, ti compaiono ste robe. Tua mamma vacca che t'ha fatto. Va bene, è ora di andare in bagnos. Lavati le mani 3-4 volte, visto che dovresti farti la doccia. Appena finisce la scuola, comunque lo chiamiamo e torna qua. Nel frattempo noi torniamo a ballare. Caspita, abbiamo pagato una barca a sto cacchio di DJ e ce lo godiamo tutto. O almeno fino alle 15. Ma questi gli ha portati Piper. Oh raga, ma... Come va su? Lo stambecco che si arrampica sulla montagna. No, ehi, ehi, ehi. Ah, perché c'è la tizia famosa. Oh, ragazzi, livello 5. Come potete vedere c'era scritto abilità massimizzata.
quindi non si può andare oltre. Ora Move può eseguire il salto mortale all'indietro e ha sbloccato un nuovo paio di scarpe di ballo da ballo sportive retro accessibili tramite lo stanzino. Quindi nel regolamento c'era scritto il livello 10 dell'abilità di ballo, ma l'abilità di ballo non ha livello 10, ha livello 5. Quindi quando riporterò il regolamento giù in info box metterò livello 5 come è corretto che sia. Ma intanto questo punto noi l'abbiamo completato, che era appunto uno dei punti della sua aspirazione, quindi direi molto molto bene. Adesso si anima. Ah, non avete capito niente della vita. Dai, vieni. Dove vai? Ah, che roba, che schifo. Dai, butta via sta roba. Hai il cestino qua. Orca miseria. No, mi devo prendere... Devo prendere la giornata, perché speravo che lui bigiasse con me e invece una minchia. E quindi devo fare ancora tutto. Ok, entusiasmati per il ballo. Che carini. Oh, un petage. Darboing, Chimene, Yabi. Kuzip Quimp. Ditemi che non sono bellissimi insieme. Cioè, vi picchio se lo dite. Slekim Kankuya. Conqueror Uvene. Momentiamo sta benedetta abilità. Livello di amicizia qua. Ah sì, pessimista. Sì, beh, effettivamente ha gli stessi tratti del jab del gameplay. Che anche qua dovrò aggiungergli io l'ultimo tratto quando lo farò diventare giovane adulto. Effettivamente, non ci avevo pensato. Però è anche vero che non è che posso ricordarmi tutti i tratti. Ma chiediamogli se è single. Sula. Yaba. Bon and gravy. Oh, yibs. Oh, Zilno. Narfa Garsha. Dove è comparsa questa? Via. Via. Gribix. Abery. Shusha. Lui è flirtante. Oh, Ruskan. Approfittiamone allora. Galimpo. Monaya. So, Zambo. Proprio dove volevo andare a parare. Che poi è assurdo adesso, per esempio. Cioè, tenta il bacio sotto un vischio. Questo non conta come primo bacio, per assurdo. Cioè, più tardi lui mi dirà... eccolo qua, primo bacio. Ma caspita! Perché stiamo andando tutti a vedere lei? Io devo baciare lui? Perché stiamo andando a vedere lei? Prendi le patatine. Ma chi se ne frega? Scusate, si può dire chi se ne frega? Ma no, dov'è andato? No, le patatine è andato via? Ma no! Se lo faccio venire qua solo per baciarlo, porca miseria. Vieni qua. Elimonami. Scusatemi, ma sono troppo belli insieme. Un po' meno bello il tipo dietro. Ma vediamo se cambiando angolazione... Un po' meglio, dai.
Allora, vi racconto che cosa ho in mente per loro due. Allora, adesso loro due hanno fatto un po' amicizia e adesso si sono scambiati il primo bacio. Il loro sarà un amore passionale, quelle cose che, tipo un fuoco, no? Che si accendono e faranno la cappella di sposarsi scappando, no? Lei resterà incinta. E una volta che lei resterà incinta, avendo anche il tratto poi evasivo che le aggiungeremo quando diventerà giovane adulta, e che viene attacco de panico, cioè vabbè, il bambino lo tengo e mi sta bene, però caspita, sto sposata, come parlo? Sono sposata con una persona che non conosco, cioè tutto troppo in fretta, attacco de panico, e quindi i due si lasceranno, per poi riscoprirsi col tempo, anche grazie al fatto che comunque lui verrà a trovare il figlio o la figlia che sarà, e si scopriranno e riscopriranno il loro amore. Questa era l'idea che io avevo per loro due. Ad ogni modo, nel prossimo episodio festeggiamo, penso proprio, insomma venerdì, sabato, domenica, sì dai, ci sta, festeggiamo il compleanno di Move e la facciamo diventare giovane adulta, la trasferiamo subito nel nuovo appartamento che nel frattempo arrederò. Come vi dicevo, andiamo a Samaishun in un appartamentino piccolino che sarà solo di passaggio, quindi non ci staremo tantissimo. Io nel frattempo vi lascio qua per questo episodio, lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!